bisogna mai prenderlo sotto gamba. Il viaggio della TG3 attraverso i tesori d'Italia si concentra oggi su Palazzo Rivaldi, nel cuore di Roma, un gioiello architettonico del Cinquecento da troppi anni abbandonato e in completo degrado. Vediamo con Irene Fioretti. Dietro questo portone c'è l'incredibile storia di un palazzo cinquecentesco chiuso da oltre 40 anni. La polvere e l'abbandono regnano sovrani tra i resti dei saloni affrescati e i preziosi soffitti di Palazzo Silvestri Rivaldi, oggi imprigionato dalle impalcature nel cuore di Roma davanti al Colosseo. Da fastosa dimora di Eurialo Silvestri, cameriere segreto di Papa Paolo III, passò nel 1600 a conservatorio delle zitelle mendicanti, fino a trasformarsi in convento occupato negli anni 70, teatro di spettacoli d'avanguardia. Poi più nulla fino al 2006, quando un progetto per farlo diventare sede museale si arena e resta tutto così. Questi soffitti, essendo di, appunto, molto delicati, molto pregevoli, sono quelli più a rischio, diciamo, nell'assenza di una manutenzione. Anche Italia Nostra, l'associazione che si batte per la tutela dell'ambiente, ha inserito Palazzo Rivaldi nella sua lista rossa, grazie alle segnalazioni via internet di tanti cittadini. L'esterno è puntellato per ragioni di sicurezza, cioè più che per conservare l'edificio, per evitare che ci siano dei pezzi di intonaco o delle tegole che cadano in testa alle persone. Ma qualcosa si sta muovendo per questo edificio di enorme pregio, di proprietà dell'ISMA, istituzione pubblica di beneficenza vigilata dalla Regione Lazio. Grazie a una convenzione col Demanio è partita una consultazione pubblica. Fino a maggio si potranno esprimere le proprie idee o presentare progetti di recupero di Palazzo Rivaldi. In molti si augurano che da qui possa ripartire la rinascita di uno dei tesori del Rinascimento.